La nuova stagione è ormai alle porte e per presentarsi nel migliore dei modi per il nuovo anno, la Genova Calcio ha organizzato una presentazione aperta alla stampa in cui sono stati svelati i nuovi obiettivi stagionali. Durante la serata si sono intervallati gli interventi di alcuni organi dirigenziali, del confermatissimo mister Maisano e di ospiti come il signor Romeo, in rappresentanza della sezione arbitrale di Genova. Andiamo subito a sentire le parole del presidente Marco Vacca in merito alla nuova rosa. Ma guarda, i punti di forza secondo me sono sicuramente i giovani. E poi un altro punto di forza importante è sicuramente il mister, perché ritengo che mai come quest'anno abbia delle motivazioni così forti, così importanti per poter far bene. Io credo che Beppe abbia passato un'annata veramente impegnativa, chiamiamola impegnativa, lo scorso anno per tanti motivi, soprattutto perché non c'è stata la risposta di certi giocatori che erano considerati fondamentali in questa squadra. Quasi fossero già pagati di quello che avevano ottenuto. Invece la rivoluzione, che se la vogliamo chiamare rivoluzione di quest'anno, e lo svecchiamento di quest'anno, credo che abbia portato in questa squadra un po' di fame, un po' di voglia di fare qualche cosa, di ricreare un nuovo ciclo per poter andare a vincere qualcosa. Punti deboli, se ti potessi dire, abbiamo un po' problema del campo che ci può un pochino penalizzare, speravamo di riuscire a realizzare l'impianto nuovo quest'anno, invece dobbiamo comunque rimandare quantomeno di un anno, quindi sicuramente un pochino ci crea qualche problema. Però direi che grossi punti deboli non ci sono, infatti no, non puntiamo sicuramente a una vittoria eclatante, ma magari essere una sorpresa in un campionato dove non mi pare ci sia una protagonista assoluta. Con oltre 600 famiglie al suo seguito, la Genova Calcio è diventata una delle più grandi e importanti società del panorama calcistico ligure in solo 4 anni. Dopo la scorsa stagione caratterizzata da alti e bassi, la squadra ha bisogno di riscattarsi. A questo proposito ha parlato mister Maisano. Speriamo di aver fatto un bel lavoro, abbiamo fatto parecchio cambiamento, ci sono molti giovani, come dicevo prima, la media dell'età quest'anno è 93-94, per cui sarà sicuramente una delle più giovani della categoria, anche se la tendenza è a ringiovanire anche per dei problemi di budget che hanno tutti. Sono tutti giovani comunque che hanno un'esperienza alle spalle importante nella Sampdoria, nel Genoa, un'altra società. I nuovi arrivi più esperti arrivano da promozioni ottenute anche in campo fuori dalla Liguria, in Piemonte, in altre realtà, per cui sono giocatori tutti di un ottimo valore, un buon gruppo, e lo staff tecnico è uno staff tecnico importantissimo, perché l'arrivo di Sciarrone, che è un giocatore comunque che è stato giocatore di calcio in Serie A, in Serie B, è stato anche in Champions, è un ragazzo che io conoscevo quando era molto giovane, che era con me alla Sestrese, fa il preparatore dei portieri, e l'arrivo di Rinzivillo, che è un mio giocatore a Santa Margherita, che credo sia un top rispetto alla preparazione atletica e recupero un fortunato. La serata si è conclusa con la presentazione della nuova rosa e dei nuovi acquisti, tra cui giocatori del calibro di Secondelli, Lardo, Parodi, Capannelli e Peso, che vanno a rinforzare il già prestante organico della squadra. Si preannuncia un campionato di eccellenza aperto a tutto e pieno di sorprese, in cui la Genova Calcio ha i mezzi per stupire. Riuscirà la Serie D a non essere più soltanto un sogno?